altri servizi. Purtroppo nel corso del dibattito che ci ha condotto fino ad oggi abbiamo rilevato come l'applicazione di questa norma crea una serie di sovrapposizioni, crea una serie di contrasti nell'applicazione concreta e nella trasposizione di questi principi, che evidentemente il legislatore nazionale deve risolvere o comunque deve agevolare per comunque mantenere gli effetti positivi della norma europea. Nel settore delle PLC abbiamo individuato una serie di argomenti, il primo tra tutti è quello che riguarda le tariffe. Oggi i livelli di concorrenza hanno portato a un abbassamento vertiginoso dei prezzi delle tariffe e delle offerte. Questo purtroppo ha determinato una perdita della qualità del servizio stesso, ma soprattutto l'abbassamento dei prezzi dei servizi accessori che vengono offerti al cliente. Parlo evidentemente della customer care, parlo di servizi che grazie alla multidimensionalità paradossalmente dovrebbero essere aumentati. Ma aumentati in che senso? Nel senso di avvicinare il consumatore all'azienda, renderlo partecipe del mercato, far sì che diventi un valore aggiunto addirittura per l'azienda, oppure si tratta di una multicanalità semplicemente parziale, quindi che serve semplicemente a stimolare punti di contatto, ma poi in termini concreti non dà nessun valore aggiunto. Altro argomento che interessa, sempre in materia di prezzi e tariffe, è quello del comitato internazionale. Il Parlamento e Commissione, come sapete, hanno determinato nel 2015 la totale equiparazione delle tariffe fuori dai confini nazionali, ma dentro lo spazio dell'Unione Europea, questo per arrivare alle tariffe per chiamate internet uniche. L'Italia ha proposto un rinvio. Anche qui mi piacerebbe capire come si tradurrà in termini di vantaggi per i consumatori questa scelta, se ci sono margini, se le aziende sono pronte. L'altro tema che interessa il settore delle telecomunicazioni è quello della customer care. Oggi la tecnologia, come dicevo prima, ci aiuta ad aumentare i punti di contatto, ad aumentare il flusso di informazioni. Attraverso l'utilizzo dei big data siamo in grado di arrivare a dei livelli di profilazione del cliente talmente penetranti che siamo in grado di individuare, addirittura anticipare le scelte del consumatore. Molti si chiedono se questi dati, se queste profilazioni siano o meno in grado di indirizzare le scelte di marketing delle aziende, quindi rovesciare il ruolo del consumatore non soltanto come ruolo passivo che deve adattare le proprie esigenze in virtù di un'offerta che viene proposta e preconfezionata dall'azienda, ma attivo, le aziende sono in grado di cogliere questi aspetti peculiari, sono in grado di parametrare il proprio marketing in virtù della domanda che c'è da parte del consumatore. L'ultimo tema che è trasversale riguarda i sistemi di pagamento, l'e-payment, sono dei sistemi che purtroppo per una serie di questioni che non attengono soltanto al dato normativo sono molto rallentati in Italia, un fatto che ovviamente in raffronto con l'America dove l'importante di fatto non viene più accettato, ma anche guardando a modelli di mercato europei. I soci, i fattori che influenzano questo rallentamento ad ogni buon punto sono sostanzialmente due. Un dato è quello del un fattore socioculturale.